Come sapete, l'amministrazione comunale intende promuovere la costituzione di nuove fondazioni sul sociale e sull'istruzione. Se l'esempio dal quale partono è la gestione delle fondazioni attualmente esistenti, se il buongiorno si vede dal mattino è un problema per le prossime fondazioni. Le fondazioni, di nuovo nel mirino dei gruppi consigliari d'opposizione. Nel corso dell'ultimo consiglio comunale è stata infatti presentata un'interrogazione al sindaco Alessandro Ghinelli, firmata da Arezzo 2020, Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Lista Ralli. L'argomento appunto la Fondazione Guido d'Arezzo dopo i suoi primi 3 anni di esistenza. Ci risulta in una situazione, diciamo, veramente pesante, circa 1 milione di euro di risorse economiche, diciamo, di buco per quanto riguarda la fondazione, 538 mila euro di debiti verso i fornitori, 250 mila euro di debiti verso le banche, 127 mila euro di IVA non versata. Tutto questo appare nella relazione del revisore contabile della fondazione allegata appunto al bilancio 2019. Il revisore dei conti ci ha allertato e allarmato perché lui mette bene in evidenza questa abitudine, questa consuetudine di fare affidamenti diretti, di fare delle procedure generali e generalizzate e negoziate e appunto di non vedere bandi. Quindi l'assenza di bandi non rende trasparente appunto la gestione. Abbiamo fatto una serie di domande puntuali al sindaco alle quali lui non ha risposto, aspettiamo risposta scritta. Non ci saranno risposte, secondo voi adeguate? Ricorrerete anche in altre sedi? La procura. Abbiamo trasmesso un'interrogazione alla procura. Sì. I gruppi d'opposizione infine lamentano carenze e problemi anche nel vero e proprio core business della fondazione, ossia le attività culturali. Vogliamo un attimo capire come verrà programmata e progettata e pianificata una stagione culturale per la nostra città che dia spazio anche a figure competenti del nostro territorio. Noi chiediamo che il sindaco scenda un po' dai piani alti, perché la città altrimenti non la vede, scenda dai piani alti e si confronti con tutte le forze politiche, perché lui rappresenta tutti i cittadini e non più solo di parte.